Oggi la nonna ti mostra come fare un impasto per crostate light senza burro, con pochi grassi e zuccheri. Ideale per la cucina di tutti i giorni. È un impasto facile e veloce da fare. Otterrai dei dolcetti rustici e molto semplici. Con questo stesso impasto puoi fare anche dei biscottini per la prima colazione, e conservando le crostate sotto ad una campana si conservano anche per una settimana. Per rendere più veloce la preparazione ti consiglio di pesare direttamente nella ciotola con la tara prima gli ingredienti secchi e poi gli ingredienti liquidi. Come vedi, sto seguendo la ricetta sul blog ricettario della nonna. Ti occorrono 400 g di farina, in questo caso sto utilizzando farina integrale, poi 120 g di zucchero, in questo caso zucchero di canna, un cucchiaino di lievito chimico per dolci, e mescola bene gli ingredienti secchi. Ora aggiungi i liquidi: 60 g di latte, 50 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, 2 uova, butta i gusci e lavati le mani. La scorza grattugiata di un limone, preferibilmente biologico. Ed ora impasta velocemente direttamente nella ciotola. In questo modo non sporcherai niente e sarà più facile pulire successivamente. E l'impasto è pronto, si impasta in pochi minuti. Puoi utilizzare qualunque tipo di farina a tua disposizione. Adesso ne sto facendo un altro anche con farina tipo zero. È ottima anche con la farina di segale. Troverai tutti quanti i dettagli, ricetta spiegata passo dopo passo, calcolo di calorie per porzione e tante curiosità sul blog ricettario della nonna. Basta che digiti su Google impasto per crostate light nonna Picetto e ti apparirà immediatamente. Questo impasto è facile e veloce anche perché non devi metterlo in frigorifero dopo che lo hai fatto, dato che non ci sta il burro, quindi lo puoi utilizzare immediatamente come meglio credi. Qui abbiamo l'impasto fatto con la farina tipo zero e qua invece l'impasto preparato con la farina integrale. Per stendere l'impasto ti consiglio di utilizzare 2 fogli di carta forno. Prendi la carta da forno della dimensione della teglia prescelta. In questo caso utilizzerò le carta da forno per fare una grande crostata, quindi ho preso 2 fogli grandi. Metti un pochettino di farina sulla carta forno. Prendi 2/3 dell'impasto. Schiaccia un pochettino. Metti un pochettino di farina, copri con l'altra carta forno e stendi l'impasto con il mattarello. Dimenticavo, per fare una crostata grande devi fare una dose e mezzo di impasto. Una volta steso lo prendi con tutta la carta forno e lo metti nella teglia. Elimini la carta forno e sistemi l'impasto. Qua che magari ce n'è di più, lo aggiungi dove non ce n'è. Questo è un impasto semplice, veloce. Sto facendo una crostata velocissima, senza bordi, con poca pasta, poco ripieno, appunto perché è un impasto light, un impasto leggero. Con la confettura prescelta. In questo caso sto utilizzando una confettura di frutti di bosco. Puoi arricchirla con frutta. In questo caso sto mettendo delle mele, ma puoi utilizzare anche albicocche, ciliegie, frutti di bosco, quello che preferisci. Puoi mettere sopra le classiche strisce, oppure se ti secca puoi sbriciolare l'impasto così di sopra e otterrai una crostata
sbriciolata, che è pure carina da vedere. Una volta pronta, la infornio in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Se vuoi fare le strisce, prepari in questo modo l'impasto, poi tagli la striscia della dimensione prescelta e la metti sulla crostata. Se vuoi fare i biscotti, tagli i biscotti della forma preferita e fai i biscotti. Puoi anche fare delle mini crostate, farcisci con la marmellata, ora ne ho poca, e metti le strisce. Puoi farcire i biscottini con frutta secca, mirtilli disidratati, granella di mandorle, cioccolata, granella di nocciole, quello che preferisci. Adesso in casa avevo solamente dei mirtilli disidratati e sto aggiungendo questi. La crostata sbriciolata è pronta dopo 40 minuti, ora bisogna aspettare che si raffreddi prima di sformarla. Una volta fredda, la tagli a rettangolini e sistemi in un piatto da portata munita di campana per la conservazione. Ed ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna Pigetto.